Per il cattolico specialmente c'è una sola incarnazione divina, quella di Gesù, il Cristo. Ma chi potrebbe limitare l'illimitato e impedire a Dio di incarnarsi quando, dove e come voglia? Prese una manciata di sabbia dalla spiaggia del fiume, mi disse di prenderla nella mia mano e questa sabbia si trasformò nel libro della Bhagavad Gita. Questo fu il primo miracolo scioccante che vidi. Chi è Sai Baba? Ebbene, non voglio eludere la domanda. Rispondere veramente è al di sopra delle nostre forze. Come può un essere umano dire con le parole chi è Baba, quando di fronte a lui i suoi piedi cominciano a tremare e poi cade in ginocchio in piena devozione? Don Mario Mazzoleni. Sacerdote, appartiene alla diocesi di Roma, ha studiato all'Accademia Alfonsiana di Roma e laureato in teologia morale. Il mio primo incontro con Baba è stato attraverso alcune letture. Ho letto alcuni libri che ho trovato estremamente interessanti, direi quasi un po' fantastici, e lì sono nati i primi dubbi che lo scrittore avesse troppa fantasia. Così ho voluto leggere altre pubblicazioni. E sempre più avvinto da questa storia che riguardava questo personaggio, Sai Baba, rimasi con un ultimo dubbio. Tutti i prodigi che Sai Baba compie potevano essere forse l'espressione anche di un essere maligno. Pensavo forse all'anticristo. Un unico modo c'era per risolvere questo dubbio, era quello di leggere i suoi discorsi. Così acquistai tutto quello che sul mercato potei trovare nel campo e scoprì con grande mia sorpresa e direi quasi con una specie di folgorazione interiore che non poteva certo essere l'anticristo, perché le cose che diceva erano troppo simili, troppo in armonia con le sacre scritture più antiche, Vangelo compreso. Quindi lei poi andò in India, andò da Sai Baba? Sì, il momento in cui ho potuto incontrare Sai Baba fisicamente, il momento in cui ho potuto parlarci, è stato il primo momento che ha aperto altre sfere di conoscenza. Diciamo che è come se fosse iniziata una serie di aperture su un campo che non conoscevo. Tutto ciò che mi sembrava tanto misterioso nella mia stessa religione si dischiudeva e ho sentito rinascere anche in me un nuovo modo, un nuovo entusiasmo di essere sacerdote. Baba, seguendo la tradizione culturale indù, apre ogni suo discorso improvvisando dei versi cantati. Il piacere è un intervallo fra due dolori. Non ci sarebbe piacere senza dolore. Si deve lottare tra mille difficoltà per giungere ad assaporare le delizie della vittoria. Gesù fu al centro di numerosi contrasti, di tante difficoltà, che riuscì a superare brillantemente.
Per questo ancora oggi il suo nome, la sua storia, il suo messaggio diffondono luce in tutto il mondo. E non solo Gesù, ma tutti i profeti delle religioni della terra, i messaggeri di Dio, i maestri di verità, hanno dovuto guadare il fiume del ridicolo, del rifiuto e della persecuzione. Così rivelarono il loro splendore. Anche un diamante rivela il suo splendore solo quando viene tagliato. E anche quando viene gettato nel fango, un diamante non perde né la sua lucentezza né il suo valore. Nel grande auditorium, per la settimana di Natale, coi bambini di fede cristiana viene allestito lo spettacolo della Natività. Alla fine dello stesso, Baba sale sul palcoscenico. Il mattino alle 5, col primo canto dell'Om, quando è ancora buio, in pieno Oriente i devoti cristiani si riuniscono e fanno il giro dell'ashram, intonando i canti natalizi in una incredibile, fantastica processione punteggiata da migliaia di lumini. L'ecumenismo di Sai Baba fa accorrere i cristiani di tutto il mondo, americani, inglesi, australiani, canadesi, francesi, italiani, svedesi, tedeschi, spagnoli, portoghesi. E poi gente proveniente dall'Africa, dal Sud America, dal Giappone, dalla Cina, dalla Corea. Ogni anno sempre più numerosi vengono a vivere questa straordinaria, intensa, palpabile atmosfera. È così che va festeggiato il Natale, dice Baba. Pregando e cantando, senza folli rincorse ai regali, al mangiare, al consumismo. Lui è lì, al balcone, guarda, sorride, saluta. Sai Baba, Sri Satya Sai Baba, che significa Signore, Verità, Madre e Padre, è ritenuto nella cultura indiana un avatar. Avatar significa incarnazione divina, cioè discesa di Dio in forma umana. Per noi occidentali, soprattutto per noi cattolici, che siamo stati abituati ad avere molti pregiudizi, direi che siamo stati educati proprio al pregiudizio, è difficile pensare che Dio possa scegliere di incarnarsi in nuove forme, in nuovi tempi, in nuovi momenti e con nuovi scopi, oppure forse con lo stesso scopo, quello di salvare l'uomo. Perché per il cattolico specialmente c'è una sola incarnazione divina, quella di Gesù, il Cristo. Ma chi potrebbe limitare l'illimitato e impedire a Dio di incarnarsi quando, dove e come voglia? Chi è Sai Baba? Questa è una domanda da $1 milione, direbbero gli americani. Molti hanno posto questa domanda. Ho domandato la stessa cosa a me stesso e sulla base di una frequentazione ventennale, dopo aver osservato da vicino criticamente tutto ciò che fa, tutto ciò che ha fatto a me e agli altri, sono giunto alla conclusione, in armonia con la tradizione indiana, che Dio, che normalmente è non visto e non manifesto, sebbene onnipresente, può in certi momenti prendere la decisione di apparire in forma umana tra le genti.
in human form amongst the people. Così come abbiamo già avuto tali esempi in Rama e in Krishna all'interno della mitologia indiana, in Gesù Cristo in campo occidentale, noi oggi abbiamo in Baba Dio che appare in forma umana, che parla a noi, che cammina in mezzo a noi, mostrandoci il suo infinito amore e la sua compassione verso tutta l'umanità, indipendentemente dalla differenza di casta, di razza, di religione. Padre Anthony Eleni Mittam, monaco domenicano, allievo e collaboratore del Mahatma Gandhi, scrittore, ricercatore, conferenziere. È un eminente studioso delle due culture, occidentale e orientale. Dirige a Bombay due scuole, la Santa Caterina da Siena e la Akinyas, che raccolgono bambini emarginati. Papa Luciani, grande conoscitore della spiritualità indiana, lo incoraggiò nel suo grandioso lavoro ecumenico. Per me è un maestro al pari di Cristo, Buddha, tutti questi grandi maestri del passato, che punta verso la strada che noi, l'umanità, gli esseri umani, come figli di Dio, come dei travestiti, devono seguire. Allora, mettendo in pratica il suo insegnamento, tu capirai meglio chi è Sai Baba, anziché formulare delle teorie, se la suprema incarnazione, tutte quelle cose, a me non mi interessa. Così anche l'insegnamento di Cristo, non è una dogmatizzazione su Cristo che mi interessa, ma se mettendo in pratica il sermone della montagna di Cristo, i suoi insegnamenti, se mettendo in pratica posso cambiare la mia vita, il mio atteggiamento cambia, anzi ogni cellula del mio corpo è una trasmutazione, una metamorfosi. Come... Quindi Baba, scusa, interrompo, ha una sua funzione, ha una funzione importante missione in questo periodo storico? In periodo di questo nuovo piano di coscienza che sta risvegliando in ogni parte del mondo, sai, il ruolo di Sai Baba è grande. Sai perché? Perché adesso Swami Vivekananda è uno dei grandi maestri del secolo, beh, non del secolo, perché morì nel 1902, Ramakrishna, un grande maestro, Keshav Chandra Sen, e poi Ramana Maharshi di Sri Aurobindo. In India abbiamo avuto una galassia di questi grandi maestri. Ma Sai Baba c'è una posizione unica, una posizione unicità, in questo senso che pur inquadrando l'insegnamento di questi grandi maestri del passato, ha puntato verso una direzione dove possiamo colmare l'abisso che esiste o sembra di esistere tra l'Occidente e l'Oriente, tra le religioni semitiche e le religioni indo-ariane. Perciò è questo, allora c'è una universalità, un cattolicesimo, un ecumenismo cosmico, per così dire. Om Sri Bhagavan, Om Sri Sai Satya Sarupaya Namaha, Om Sri Sai Satya Dharma Parayanaya Namaha, Om Sri Sai Varadaya Namaha, Om Sri Sai Satpurushaya Namaha, Om Sri Sai Satya Gunatmani Namaha.